Buongiorno e bentrovati dal TGR Marche. Come avete sentito, non si fermano in queste ore il lavoro delle USCA, le unità speciali territoriali. Appena possibile vi mostreremo il servizio che ci arriva da Ascoli Piceno. Andiamo a Intanto vedere qual è la situazione di albergatori e operatori balneari a Gabicce in vista della stagione estiva. Il servizio di Giovanni Pasimeni. un progetto importante a cui noi teniamo tanto sono i laboratori. Questo tipo di esperimento che si fa in spiaggia con i bambini, con i grandi, insieme agli adulti, per approfondire la conoscenza su tutte le specie che noi troviamo sul nostro mare. Qual è la situazione ad oggi del comparto, a oltre un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19? Siamo ancora nell'incertezza più totale. Noi comunque stiamo lavorando con una visione il più ottimistica possibile, compatibilmente con la situazione. Ci stiamo adoperando per aprire come sempre, purtroppo, insomma, tra mille difficoltà. Abbiamo deciso però di approfittare di questo periodo così incerto per riflettere, rivalutare, provare a rivalorizzare il nostro territorio. Giuseppe, 48 anni, lavora nel settore da quando ne aveva 14. A trasmettergli la passione per il mare, l'attività che ha scelto fin da bambino è stato Dario, il papà, 88 anni, ex capitano marittimo e bagnino per oltre 40 anni, oggi in pensione. Le prenotazioni quest'anno, di quanto sono diminuite? L'anno scorso eravamo sempre in pandemia, ma era già un'altra cosa. Quest'anno è nettamente diverso. La gente è più stanca, si vedono dei segni di miglioramento, ci sono persone che confrontandoci hanno voglia di venire in vacanza, però bisogna essere sinceri, i numeri sono impietosi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e arrivederci.